con l'uscita dal campo di Marco Perrone. Rilancio del portiere Rollandi con Isciacchi che va subito a commettere il primo fallo. Calcio di punizione dunque per il Genoa che prova a guadagnare metri. Ci avviciniamo alla mezz'ora nell'inserimento Zanoli, poi Romairone, ma cacciate il pallone, a caccia dello stesso anche Zanimacchia, se lo trova dietro. Poi deve uscire la Samp, Tomic per Hut Wagner, il rilancio del portiere ungherese a cercare la testa per l'ex Senica. Pallone dentro intanto. Un giocatore che a breve potrà essere integrato. Giampaolo già l'ha occhiato più volte. Lancia intanto in profondità per l'inserimento di IMP che prova a prendere tutto quello spazio. Ancora Altare, grandissima. Altare. Creare grossi problemi al portiere. 32 sul cronometro, torniamo a bordo campo da Giada Giacalone. Giada. Sì, per raccontarti quello che sta o stava per succedere, ovvero un cambio deciso da parte del tecnico Sabatini, doveva entrare sul terreno di gioco. Ormai provano a dialogare i due giocatori con maggiore verve realizzativa fino a questo momento per il Genoa. Pallone in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco per il Grifone con l'avanzata di Mikoski che va al cross dentro, mette fuori soprattutto la corsia dove cercano di farsi largo Mikoski e Zanimacchia. Il numero 11 arpione il pallone, c'è il ritorno anche di Curito, deve liberarsene e allora lo tocca in una zona libera. Eliminatorio, 4 gol in campionato per Mikoski, l'abbiamo detto. Zanimacchia, Mikoski, andava su quella corsia a sinistra il Genoa con i due giocatori con maggiore propensione anche realizzativa e loro due stanno risolvendo la pratica a Sampdoria. E come spesso succede, i giocatori più bravi sono quelli che fanno la differenza e Zanimacchia fino a questo momento con 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, quarto con 17 punti il Genoa di Carlo Sabatini in questo campionato. Male invece la Sampdoria che deve ricostruire in qualche modo. Il Genoa l'avevamo in qualche modo anticipato nel corso di questo secondo tempo perché è pronto ad entrare sul terreno di gioco il numero 14 Seno a lasciargli il posto. In realtà sarà che ci sa fare sotto porta. In posta ora la Sampdoria, 43 sul cronometro, ora sarà molto interessante valutare l'entità del recupero. 2-1, fanno sentire i tifosi genoani. Entriamo nel minuto numero 44, pallone scodellato in mezzo, lo mette fuori ancora la squadra rosso-blu. Tessiore va nello stretto per l'inserimento di Isciacchi al limite dell'area. Passaggio sbagliato per Curito, ne approfitta il Genoa per ripartire con Karic che controlla, deve accelerare i tempi la Samp. Entriamo nel minuto numero 45 e sì, ormai la Samp deve entrare nell'ordine di idee di rischiare il tutto per tutto in fondo, prendere il terzo gol anche perché ci sono quasi tutti i giocatori d'attacco e quindi è normale che rischi di qualcosa, però devi cercare il tutto per recuperare il risultato. Ibu Balde prova la percussione. Zanimacchia, tranne Zanimacchia. Zanimacchia. Lui riesce ancora a correre. Un giocatore straordinario, al di là del gol, al di là di quello che sta dando al Genoa. Già nel giro delle nazionali, adesso è un giocatore che chiaramente può fare il bene del presente, della prima. E il dinamismo proprio del portoghese che resta dolorante fuori dal campo. Occhio saltatore all'interno dell'area di rigore. Pallone che viene disegnato sul secondo palo. Una curva pericolosissima. Altro calcio d'angolo, questa volta dalla destra. Con il pallone che viene calciato dalla destra. Occhio al movimento all'interno dell'area. Molto arcuata la parabola sul secondo palo. Resta lì e il Genoa in qualche modo allontana. Allarga le braccia Pavan.